Ciao, I'm Enzo. I'm Celia. This is Piazza Talk, our channel about our life in Lucca and in the Tuscan hills. Please hit the subscribe button. Grazie. Let's go and explore the Salumeria counter of Viviana. Yes, we just go to La Bottega a Benabio. A bottega is a village shop, or yes, a small shop, really. Yes, but... How would you translate the word bottega? It means a shop, but in Tuscan it's more used than the rest of Italy. They use, but the Tuscan, it looks very Tuscan word, La Bottega. Anyway, ours is a little bit of a treasure, so let's go. Village shop in Bernardio, which is one of the centers of village life. È proprio il centro della vita di Bernardio, questo è una volta, no? We all come here for a chat as well as to buy the wonderful produce that Viviana sells, which a lot of it is local produce. Viviana! Buongiorno! So, of course, Viviana is also a friend, as well as our local supplier. This is the wonderful deli counter, and we got this wonderful cured meats like salami, prosciutto, and one side we got cheese. And today Viviana had she had a shop with stock anyway, because it's the day when she's closed in the afternoon. So she got all new things, and she's going to put all the prices. That's learn how to buy some of this beautiful produce in Italian. Viviana, quando uno viene qui, come ti ordina il prosciutto e il salame? Cosa ti dice? Di solito leggono il bigliettino sopra, prosciutto Parma, prosciutto semidolce, prosciutto salato. Sì. E quindi? E cos'è la differenza? Allora, il salato sarebbe il pepatello, quello là, proprio una cosa toscana, salato alla maniera di una volta. E poi quest'altro Parma, prosciutto Parma, e il semidolce, la via di mezzo fra i due tipi qua. Poi diciamo un buon bicchiere di vino, poi sì, aiuta tutto. In Italy we order by hectogram, so people come here and say give me one hecto. Di solito mi fanno 100 grammi. 100 grammi, sì. 100 grams, which is in US is about 3.5 ounces. Oppure l'altra cosa vanno a fette. 10 slice. Slice, yes. And this wonderful cheese that she got. Questi sono nuovi, arrivati stamani mattina. Questi qua. Allora, questo ginger e pere. Pecorino. Pecorino. E viene da dove? La famiglia Busti, la zona diciamo quasi vicino a Siena. Sì. Sì. Come pure peperoncino o con il pesto, e poi la novità di loro quest'anno sarebbe il fresco verde, sarebbe un pecorino molto fresco, morbido, ricoperto con le erbe. Andiamo. E poi abbiamo delle caciottine della Garfagnana, proprio della caciotta, e pecorino della Garfagnana, il famoso timbrato, sì, garfagnino. E questo che è una via di mezzo come stagionatura, né fresco né secco. La mia cosa, in Toscana il formaggio si mangia come antipasto o si mangia dopo che mangia il secondo? Secondo. Sì, no, non c'ha una cosa, o fanno prima allora con delle salsine se è come antipasto, sì, se a fine pranzo o con la pera. Se è come antipasto di solito ci va appunto le salsine, tipo una marmellata al peperoncino, ah, oppure una marmellata di cipolle trofea, ecco, qualcosina così, se è come antipasti. Col miele. Col miele, ottimo. Sì, mentre invece penso quelli lì già ricchi per conto suo, non credo abbiano bisogno di niente. Posso un bicchiere di vino rosso? Un bel bicchiere di vino rosso sempre. Un bel pane toscano, garfagnino sempre. Pane con le patate, ottimo. Pane, ecco, ottimo pane con le patate. Il salame Milano, e il toscano, e il tipo felino, questo che è chiamato il salame nostrano, e poi la salamella dolce. E cosa è la differenza fra tutti e quattro? No, questo perché è macinato fine senza grassi, invece questo è grassetto così. Questo perché è un salame che resta sempre molto fresco, non tirato, molto buono così, sì, morbido. This bread section everything is gone and everything is done with a good fagana. Focaccia vegana. Focaccia vegana, a vegan focaccia. Focaccia vegana, sì, quella è vegana. Poi c'è la romana, di patata. Sorry about the audio, the fridge is a bit noisy. Grazie Viviana, grazie non solo per questo ma per essere qui. E poi diventa tutta la famiglia, diciamo, sì, no? Sì, sì. Diventa la cosa familiare, quindi è bello anche poter aiutare la gente in qualche maniera. In the shop here we got literally everything we need, from wine, beer, pasta. And how many village shops have you ordered so much pasta? I don't know. And also a lot of local produce from the province of Lucca. So farro, lentils. Yes, lentils. Yes, all the pulses there. And then we have that's fruit and veg. So we brought home some pecorino. We chose the one that was fresco, the new one with herbs covered in herbs, and we're having it on a vegan focaccia. Interesting. So let's give it a go. Thank you. Pecorino is wonderful. Delicious. I'm going to get some more from the shop now. Salute and Salute. Buona serata. Buona serata a tutti. Thank you for watching the video. Please subscribe, hit notification bell and leave a comment.